Azione. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Quando sulla mia carta d'identità leggono nato a Genova, ora mi chiedono con un po' di compassione e rabbia, c'eri? Non c'ero. Io sì. Lo so. Non ci stanno bene le bugie di Stato. Quindi non ci sta bene che Carlo sia stato ucciso da un sasso lanciato da un manifestante che fosse un black bloc. E non ci sta bene neanche quello che continuano a raccontarci. Nella famosa foto di Martinez, apparsa su tutti i giornali del giorno dopo, si vede chiaramente l'incredibile Hulk, metri 1,65, che brandisce l'estintore contro il defender accerchiato. Poi lo sparo, eccetera, eccetera. Legittima difesa. Molti mesi dopo, salta fuori la stessa foto scattata di profilo invece che da dietro. Quello è il momento in cui chi ha sparato ha deciso di farlo. Legittima difesa. Da un'altra sequenza fotografica si vede che la pistola è puntata molto prima che Carlo avanzi minaccioso. È puntata contro un altro ragazzo. Questo la vede e scappa. Carlo, in quel momento, è fuori tiro. Raccoglie l'estintore. Forse ha visto la pistola. Forse vuole impedire che spari. Partono due colpi. Uno colpisce Carlo sullo zigomo. L'altro il muro della chiesa. Carlo è a terra. Il Land Rover dei carabinieri, che si pretendeva incastrato, in 4 secondi mette in moto, fa la retro, calpesta una volta il corpo di Carlo, mette la prima, lo ricalpesta e si allontana. Mario Placanica, interrogato. Non vedevo niente. Per il sangue e per i lacrimogeni. Sentivo soltanto i sassi che venivano lanciati contro di noi. Ho cercato di sparare in aria. Non nomina né Carlo né l'estintore. Legittima difesa. Carlo Giuliani è a 4 metri dal defender. 4 metri sono da qui a lì. Scagliola rispose che di fronte alla violenza lo Stato non ha colpe. Deve tutelare l'ordine lo Stato. Se qualche singolo tra le forze dell'ordine ha abusato del suo potere per commettere violenza, questa è una responsabilità del singolo, non dello Stato. Ma la Costituzione italiana, sulla quale Scagliola aveva giurato mesi prima di Genova, dice, all'articolo 28, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Non lo vede che ammazzano minacciosi? Noi lanciamo i lacrimogeni per farli piangere un pochino, per tenerli calmi. Ora, da quando in qua il gas CS ha un effetto calmante? Mi hanno bruciato i peli del petto con un accendino. Mi hanno fatto firmare dei fogli in bianco per farmi uscire. Mi hanno spruzzato in faccia del gas lacrimogeno. Ci facevano gridare. Un romana volo da combattere. Guai! Si è parlato molto di vedere anche le ragioni dei poliziotti, non solo dei manifestanti. Le ragioni del manganello che picchia, non solo della testa che si spacca. Questa è la nostra piazza! La nostra è una manifestazione pacifica! Il nostro è un corteo pacifico! Non raccogliete niente da terra! Non prendete bastoni, sassi! La sera Bush sorride e dichiara Genoa is very nice! Gli chiedono se ha saputo del morto. Allora mette sulla faccia triste e sentenzia... Oh, yes, he's tragic. Morto. Io lo so chi col massacro di Genova ha voluto coprire le ragioni della contestazione. Io lo so chi con il Black Bloc ha voluto dimostrare che un mondo diverso non è possibile senza la violenza. Io lo so. Ma non ho le prove. Abbiamo le immagini. Le immagini di Genova. L'immagine della tragedia moderna. Stupita. Senza senso. E senza catarsi. Lo raccolsero che ancora respirava. Lo raccolsero che ancora respirava.